Questo libro è un altro modo di raccontare una storia antica che cantano, ad esempio, a Napoli, una cosa che si chiama La cantata dei pastori. È stata raccontata in film, in romanzi, in libri, in un film di Enzo Dalò, un romanzo mio, si chiama L'Ilim del tramonto. Qua si racconta per bambini più piccoli ed è questa storia qui, che un'antica leggenda dice che molti anni fa, 2000 anni fa, quando Gesù Cristo nacque, c'erano delle minacce, c'era qualcuno che non voleva che lui nascesse, era re Erode. E allora questo bambino santo, divino, visse un grande pericolo. La leggenda dice che ogni anno si rinnova la sua nascita e si rinnova quel pericolo. C'è qualcuno che non vuole che lui nasca e allora ci vuole qualcuno che vuole. Ci vuole qualcuno che smonti questa minaccia, che lo salvi. Ci vuole ogni anno un salvataggio di mezzanotte. E ogni anno è diverso. San Pietro e l'Arcangelo stanno su in paradiso, nel cielo, e guardano giù per vedere chi quell'anno sarà il salvatore di mezzanotte. Perché ogni volta è diversa e non sanno chi sarà. Allora questa racconta la storia di uno di questi anni qua, in una casa dove c'era un presepio, era stato fatto dalla mamma, il fratello Gabriele e la bimba Carlotta. Questi tre però avevano una gatta che si chiamava Iana. L'hanno rinchiusa in cucina mentre facevano il presepio, perché sapete come sono i gatti, si intruffano, si incuriosiscono. Ma di notte, quando tutti dormivano, Iana ha trovato la porta aperta, è arrivata nella sala, ha visto questo strano mondo piccolino che sembrava uguale a quello grande, con tutte le casine, le montagne, le persone. C'è montata sopra con le sue zampine. Allora quest'anno forse, non vi dico chi sarà il salvatore, in questa storia piccola si racconta chi sarà.